Questa iniziativa, diciamo, nasce in maniera estemporanea dal fatto che siamo stati fortunati ad avere Josef Alevi presente a Torino per qualche settimana prima del suo solito corso che si tiene invece di solito a gennaio allo IUC, l'International University College di Ma si Torino, terrà invece a marzo poi. che ecco, quest'anno forse si terrà a marzo, comunque su questo insomma ci saranno aggiornamenti. Quindi abbiamo deciso di approfittare della presenza di Josef per trattare di un tema che diciamo, è stato estremamente interessante, almeno per quanto ci riguarda, e per il quale pensavamo che in realtà non ci fosse stato un tipo di informazione efficace sulla maggior parte dei quotidiani mainstream. E, peraltro abbiamo colto anche la palla al balzo perché era uscita pochi giorni sul sito di Contropiano un'intervista a Josef fatta da Francesco Piccioni, che se non avete letto vi consiglio di ripescare, si trova facilmente su Google, in cui appunto l'intervista si intitolava, ne abbiamo copiato il titolo, La crisi cinese e la stagnazione secolare. Dicevo, nasce in maniera estemporanea appunto dalla presenza di Josef, ma in realtà secondo noi si inserisce molto bene in tutta una serie di iniziative che come campagna Noi Restiamo a Torino abbiamo proposto da quando insomma, abbiamo iniziato le nostre iniziative, che direi si può situare nel giugno 2014, sì. Nel senso che appunto vedo alcuni presenti qui, ad esempio del corso sul primo libro del Capitale che abbiamo fatto con Riccardo Bellofiore, di cui stiamo terminando faticosamente grazie all'aiuto di Marcello, che peraltro anche oggi filma l'evento, la pubblicazione dei video che vi invito a cercare sul nostro canale YouTube, è molto facile, cercate Noi Restiamo a Torino e saltano fuori. E rientra anche appunto, abbiamo fatto altre iniziative in quella che chiamerei in maniera ampia, penso che Josef sarà d'accordo, critica l'economia politica. Penso ad esempio all'iniziativa che abbiamo fatto con Giovanna Vertova in questa libreria, siamo molto grati alla Libreria Comunardi che continua a ospitarci, diciamo, nel corso di questi periodi. Un'iniziativa che era legata alla crisi e alle dinamiche di classe e di genere. E quindi vogliamo continuare su questa strada, anche quest'anno cercheremo di continuare a lavorare su questo fronte e quindi vi invito a continuare a seguire le attività diciamo, del gruppo, sia sulla pagina Facebook, che noi basta digitare Noi Restiamo su Facebook, Noi Restiamo Torino in particolare, e sul blog, che peraltro è appena stato aggiornato, quindi è anche un po' più consultabile, che è noirestiamo.org, molto semplicemente, più facilmente. E in cui penso daremo appunto anche comunicazione di quando pubblichiamo il video di questa iniziativa. Non tolgo altro tempo alla relazione di Josef, che sarà molto più interessante di queste mie parole. Il motivo per cui appunto Josef è qua è che è sempre stato molto interessato ed è un grande esperto riguardo alle questioni legate non solo alle dinamiche del capitalismo contemporaneo, ma appunto e specificatamente anche a quelle del sud-est asiatico. Penso che per anni alla University of Sydney, dove ha insegnato, abbia fatto un corso specificatamente su questi paesi del sud-est asiatico. E quindi lascio la parola, diciamo, a Josef che inizierà diciamo, l'incontro, e poi ovviamente ci sarà spazio per le domande che spero siano numerose. Va 20, quanto 20 mezz'ora? Mezz'ora, sì. Non so se ci arriviamo. Comunque, grazie per la presentazione. E dunque, devo dire che le mie informazioni sono ritardate di circa un anno, perché io formalizzo le mie idee solo dopo l'uscita dell'Atlante geografico De Agostini, il calendario Atlante, che è una pubblicazione essenziale, la migliore del mondo, che non so se la conoscete, è un compendio annuale fatto dall'Istituto Geografico De Agostini Novara, che io compro, malgrado viva all'estero sostanzialmente gran parte dell'anno, all'estero dal 1975, sono sempre riuscito a acquistarne una copia ogni anno. Ed è una pubblicazione che leggo da 51 anni, però non ho la prima copia, quella che comprai nel 1964. È fatta da geografi, quindi è fatta con criteri scientifici, anche se adesso da un po' di anni viene un po' inquinata dal fatto che mettono, non so, indici di competitività, che sono delle
stupidaggini fatte da economisti da non prendere sul serio. Poi mettono degli indici delle Nazioni Unite, tipo indice di sviluppo umano, anche quello abbastanza, secondo me, insomma, sì, un po' meglio dell'indice di competitività, sì, perché c'è accesso all'acqua, c'è cose così. Io su quello mi sono formato come visione economica del mondo, perché infatti quando gli studenti mi chiedono ma com'è che sai tante cose su vari paesi, Atlante, calendario Atlante, geografico De Agostini, Novara, perché dà i dati fisici, questa è la cosa più importante, dà i dati fisici sulla la formazione, fa geografia fisica e geografia politica, e dà i dati della produzione dell'economia in termini fisici, che sono i termini più affidabili, non è che siano esatti, ma sono più affidabili. Valutazioni come PIL, eccetera, è meglio lasciarle perdere, solo se più o meno, almeno per me, solo se più o meno si rapportano ai dati fisici. Allora sì, allora posso anche prendere il PIL, se vedo che però i dati fisici più o meno mi danno quella dimensione, altrimenti non valgono assolutamente. Per dare un esempio molto semplice, perché io non considero il PIL un dato, ci sono due elementi. Primo è un elemento teorico. L'elemento teorico è che il PIL viene derivato da una modellizzazione econometrica. Nella modellizzazione econometrica c'è già inserito nelle funzioni stesse, poi le ho viste anche proprio una volta visitando, varie volte visitando l'Ocse a Parigi, vengono inserite funzioni, delle funzioni, e queste funzioni in genere sono funzioni di produzione di tipo Cobb-Douglas, coefficienti di elasticità costante, che già hanno dei grossi problemi proprio all'interno, cioè già non valgono. Un altro elemento, per esempio, proprio per questo, se voi avete, cioè a Roma c'è molta gente, per esempio, che stanno in delle case non male, in degli appartamenti non male, ma delle vedove, per esempio, però hanno una pensione bassa e sono sostanzialmente povere, stando in casa. Dal punto di vista del dato OCSE, loro sono abbastanza benestanti, perché siccome la casa, l'appartamento è presentato come un asset, e siccome l'asset, che è un'attività, deve produrre un reddito, viene imputato all'appartamento un reddito, è come se la persona percepisse un reddito da questo appartamento, e quindi va su. No, perché va parecchio su questo reddito di una persona che può avere anche il quartiere Monteverde Nuovo, dove ci sono persone che sono state insegnanti, eccetera. Poi c'è qualche vedovo o vedova che prendono 800, 1100 euro, il reddito va su, sulla base del calcolo OCSE di parecchie volte, non di una o due volte. Allora, mentre non c'è nessuna transazione economica implicata in questo fatto, quindi non spiega niente. Quindi io prendo i dati fisici, non prendo mai, poi mi faccio i miei schemi. Questo preambolo non è secondario rispetto a quello che sto per dire riguardo la Cina. La mia impostazione sulla Cina, che è nata nel corso che ho fondato a Sydney, che adesso è finito, è morto perché sono andato... Ho chiuso l'insegnamento proprio qualche mese fa, era basato, io mi sono costruito una visione economica della Cina che non corrisponde a quella che si trova generalmente descritta. Per esempio, io da tempo penso che la Cina sia la prima produttrice mondiale, non nel bene e nel male, io dico obiettivamente, quantitativamente è la prima economia del mondo. Non è la seconda economia del mondo, è di gran lunga la prima economia del mondo, di gran lunga, questo vedremo, costituisce anche un problema. Il corso di Sydney l'ho fondato perché è saltata l'ipotesi su cui per un periodo ho lavorato, che è un'ipotesi che insomma, si trova un po' in giro,
per l'Europa e per il mondo, ma sostanzialmente è stata, come dire, formulata dai francesi, ed è stata formulata proprio da uno che non mi piace per niente, però ha avuto un'idea brillante all'inizio degli anni, fine anni 80, prima anni 90, uno si chiama Jacques Attali, il quale scrisse un libro, però, Ligne d'Horizon, si chiamava questo libro, dove diceva l'economia mondiale è fondata su la triade, l'idea della triade, no? La triade, eccetto appunto i paesi socialisti che ancora c'erano, più o meno, c'erano, sì, perché è scritto prima della fine dell'URSS, e i paesi del terzo mondo, l'economia mondiale è fondata sugli Stati Uniti, l'Europa e il Giappone. Questa è l'economia, il capitalismo mondiale. Non era una visione sbagliata da questo punto di vista, soltanto che quando ho cominciato a guardare da vicino questo sistema della triade, la triade stava saltando, e il fattore che faceva saltare la triade era proprio la Cina. Era la Cina, nessun altro ha fatto saltare la triade. Altri paesi sono inseriti nella triade come satelliti del Giappone, tipo Taiwan, Corea. Il Messico non ha certamente fatto saltare il Brasile, non ha certamente fatto saltare, sono rimasti paesi che non emergeranno mai, però la Cina ha fatto saltare la triade, quindi mi sono posto il problema di studiarmi la Cina, ma non come esperto della Cina, io non sono un esperto della Cina. Per essere esperto della Cina bisogna essere come la collega, non del mio dipartimento, del dipartimento di storia cinese dell'Università di Sydney, Helen Dunstan, la quale conosce il cinese antico, vari cinesi antichi, e ha scritto dei libri fondamentali sulla Cina premoderna. Allora lì sì, quella è una persona esperta della Cina. Io non sono esperto della Cina. Io mi sono interessato alla Cina come luogo di accumulazione, di sviluppo e di accumulazione capitalistico, cioè che influisce nel mondo capitalistico, si integra col mondo capitalistico. Quindi non sono un esperto della Cina. Se voi mi chiedete Mao, Xi Jinping, come si rapporta al litigato, non lo so, non mi interessa. E questo è per cominciare. Allora adesso, prima di parlare dell'oggi, che intanto possiamo anche usare l'espressione di Chuen Lai quando gli chiesero cosa pensi della rivoluzione cinese, della rivoluzione francese, lui disse è troppo presto per dare un giudizio, quindi figuriamoci dare un giudizio su quello che succede oggi, quindi possiamo un po' soprassedere. Vorrei fare invece e arrivare a alcune osservazioni sulla natura dello sviluppo, della crescita, della trasformazione cinese, la natura della trasformazione cinese, che è veramente stata unica nella storia, è stata unica. Difficile trovare un paese che diventa un'economia mondiale non solo così rapidamente ma in maniera così determinante, e rimarrà l'elemento centrale dell'economia mondiale, rimarrà, non se ne va questo aspetto. Non si parla per esempio oggi di rientro di alcune attività industriali negli Stati Uniti, ma queste sono piccole cose, veramente molto piccole. E la dinamica sarà sempre quella che la Cina adesso si sta spostando verso produzioni molto più avanzate, per cui noi potremmo nel futuro vedere per esempio che gran parte dell'aviazione mondiale, degli aeromobili nel mondo verranno prodotti in Cina, no? Non verranno prodotti a Tolosa o con la Boeing li produrrà in Cina. Questa è la dinamica, se uno va a vedersi i contratti che la Cina ha firmato con l'Airbus e tutte queste società qui, è evidente che si orienta in quella direzione. Allora, la dinamica cinese, quello che bisogna porsi, come mai sono riusciti a trasformare in un quindicennio sostanzialmente, anzi meno, dal 1978, da quando hanno annunciato le quattro trasformazioni di Deng Xiaoping, ci hanno messo 12-13 anni per inserirsi, per metterle, per lavorarci sopra, e all'inizio degli anni 90 la Cina è emersa come una potenza economica ancora non
fortissima globalmente, però era già chiaro l'orientamento che stava prendendo, cioè era già chiaro l'orientamento nel campo delle esportazioni, nel campo degli investimenti, nel campo del tipo di produzione industriale in cui si andavano orientando. Era abbastanza chiaro questo fatto all'inizio degli anni 90. Come sono riusciti a fare questo in 13-14 anni, a cambiare questa loro impostazione? Beh, la mia risposta, in base a quello che sono riuscito a studiare, è la seguente: che in realtà il modello sovietico del primo piano quinquennale e del secondo, che il secondo piano quinquennale è stato interrotto per via del grande balzo in avanti, quando sono passati, è stato l'impianto fondamentale delle quattro modernizzazioni. Questa è la cosa. Cioè, il primo e la parte del secondo piano quinquennale è fatto ancora sullo schema sovietico, ancora con i tecnici sovietici, e qui sono quelli che hanno permesso la costruzione, la formazione di una industria di base nel campo dell'alluminio, dell'acciaio, nel campo della meccanica, che ha costituito il nocciolo da cui è partita la trasformazione che ha reso possibile strutturalmente lo sviluppo delle politiche di Deng Xiaoping. Questa è la cosa. Perché, questo obiettivamente, adesso non dico che, perché se uno va a guardare sul piano proprio fisico la situazione cinese alla metà degli anni 70, e si chiede: la struttura economica, la struttura produttiva cinese che esisteva a metà degli anni 70 permette, cioè, è un il nucleo, è come dire avere il grano, questo grano che abbiamo ci permette una semina tale da avere un'ulteriore espansione di grano e poi magari sufficiente anche di creare altri appezzamenti, di allocare altri appezzamenti di terreno per la barbabietola, per esempio, no? Cioè, permette questa quantità iniziale di grano come semi, no? La produzione, un raccolto di grano tale da poter poi anche diversificare in altre attività agricole. Beh, la risposta per ciò che riguarda la Cina è sì. Per gli anni 70, quello che mancava era, diciamo, una politica che individuasse la dinamica necessaria a seguire, il rapporto con i mercati, anche e soprattutto con i mercati esteri, e quello che mancava. Però la struttura c'era, perché la Cina degli anni, metà anni 70, conteneva sostanzialmente, questi sono i miei calcoletti, non sono calcoli eccezionali, sono la media della produzione d'acciaio tra Italia, Germania e Francia, la media, e poi il rapporto pro capite, e rapportarlo alla Cina, la produzione di energia elettrica, perché senza energia elettrica non si fa niente, quindi è un bene essenziale, cioè un bene che entra in tutti gli altri beni, così come anche l'acciaio entra in tutte le altre produzioni, perché non si fa niente, praticamente niente senza l'acciaio. La stessa cosa con l'alluminio. È la stessa cosa più o meno con alcune produzioni chimiche. E la Cina della metà degli anni 70 ha un nucleo produttivo più o meno che è la media di Italia e Francia per un paese di 40 milioni di abitanti, non per un paese di 55-60 milioni. Cioè, come se ci fosse una media Italia-Francia su 40 milioni. Questa è la Cina degli anni 70. Domanda: e con l'economia, un'economia che è fondata sulla media Italia e Francia di 40 milioni di abitanti, ha la capacità di accumulazione? Risposta: sì, ce l'ha, c'ha la capacità strutturale dell'accumulazione. La Cina quindi ce l'aveva questa capacità strutturale dell'accumulazione, ce l'aveva. E questo lo si vede anche in altre produzioni, perché si produceva le proprie locomotive, locomotori, si produceva anche i suoi aerei.
si produceva il sistema, anche i sistemi di comunicazione, sono stati vecchi e raffazzonati, però si produceva i suoi camion e via dicendo, no? La questione era che come mai il sistema non, da solo non riusciva non riusciva a sviluppare, non riusciva a sbloccare quello stato di non parlerei nemmeno di stagnazione, ma quello stato come si, di esistenza economica fondato sulla sussistenza, sulla mera sussistenza. Allora, il motivo, secondo me, principale, a parte tutte le cose, considerando anche tutte le cose che non vanno con un sistema di direzione a comando, che poi in genere a comando non è, per cui non è nemmeno a comando, lo si chiama a comando, ma non è a comando, perché poi alla fine succede che non c'ha alcuna direzione, come è successo anche in Unione Sovietica. Accanto a questo c'è anche il fatto che la Cina era oberata da dalla situazione militare, dalla necessità di sostenere in maniera assolutamente insostenibile per la Cina, anche dal punto di vista militare, una struttura dell'esercito in modo molto tradizionale, quindi un esercito molto esteso, con molti carri armati, con molti aerei che non ce la facevano a produrre, ovviamente, il cui obiettivo fondamentale era quello di far fronte all'Unione Sovietica. E lì il gap rimaneva, cioè non importa quanti uomini riuscissero a mettere sotto le armi o quanti carri armati potessero produrre, erano comunque sempre inferiori all'Unione Sovietica, ed era comunque sempre, la loro aviazione rimaneva comunque sempre di gran lunga inferiore a quella dell'Unione Sovietica. Però questo era l'elemento che assorbiva, perché se uno prende per esempio la produzione d'acciaio della Cina negli anni 70, è una produzione d'acciaio che si avvicina a quella tedesca, circa sui 55-50 milioni di tonnellate. Avranno barato, avranno forse barato, ma fino a un certo punto, perché non è che poi fossero veramente interessati. Dopo l'esperienza del grande balzo in avanti, non erano più interessati a barare come successe durante il grande balzo in avanti. Quindi questa produzione dove andava a finire? No? Dove andava a finire? Allora uno comincia a guardare quanti migliaia di chilometri di ferrovia hanno fatto, hanno costruito, e soprattutto va a vedere il tonnellaggio delle navi, va a vedere tutti i settori che assorbono acciaio. Gran parte dei settori non viene fuori, cioè se uno mette tutta questa roba, allora o i dati erano completamente sballati, però non erano sballati perché anche la rivista militare inglese Jane riproduceva più o meno gli stessi tipi di dati quando facevano le analisi della Cina, quindi non erano del tutto sballati. Il punto è che andavano a finire nel militare, per cui nel militare non veniva fuori il dato. Questa è la cosa, no? Non ti dicono quanti centinaia di migliaia di tonnellate d'acciaio vanno a finire, non so, in impianti nucleari, in impianti missilistici, in impianti, non te lo dico. Quindi andava a finire in questa cosa. E questa era completamente perdente per la Cina, sia nei confronti dell'Unione Sovietica militarmente, ma soprattutto la rendeva dipendente verso gli Stati Uniti. Era in una situazione in cui era inferiore all'Unione Sovietica e diventava, nell'alleanza antisovietica che già stesso lo stesso Mao Zedong aveva perseguito, diventava il junior partner nei confronti degli Stati Uniti, ma molto junior, quindi a subirne anche le pressioni. E questo è, secondo me, l'elemento essenziale per far saltare, e da lì hanno iniziato questa politica di crescita, di sviluppo industriale. Questa politica di sviluppo industriale, passando per varie fasi che adesso non mi soffermo, sostanzialmente si è basata, e non aveva torto Deng Xiaoping, quando ogni volta che faceva riferimento allo sviluppo, alla nuova politica, lui chiamava il socialismo
dalle caratteristiche cinesi, lui poi faceva sempre riferimento alla NEP russa, alla NEP russa, cioè che era la politica economica sviluppata da Lenin, no? Che era semplicemente, insomma, se voi vi leggete Maestro e Margherita, no? Di Bulgakov, era una politica di restaurazione del capitalismo, ma del capitalismo russo, che poi ancora, che nemmeno c'era poi, no? Perché il capitalismo russo che cos'era? Era pochissimo, perché le grandi industrie, le industrie erano o statali già durante il periodo zarista, o collegate con degli interessi multinazionali inglesi e via dicendo. E non erano poi, erano industrie collegate agli armamenti prevalentemente, cose di questo tipo. Quindi un grande capitalismo autonomo no, non ce n'era, il resto era un capitalismo commerciale sostanzialmente nell'Unione Sovietica, in Russia, nella Russia zarista, un capitalismo di industrie così non eccessivamente moderne, dinamiche e via dicendo. Con la rivoluzione questi o se ne sono andati o sono morti, per cui questo meccanismo non c'era la possibilità di rifarsi a delle classi capitalistiche autoctone effettive, e quindi ovviamente la NEP non poteva granché riuscire. La Cina l'ha fatto apertamente col capitale internazionale, partendo dagli Stati Uniti. Dagli Stati Uniti. E nelle quattro modernizzazioni, la discussione sulle quattro modernizzazioni venne anche con dei rappresentanti americani. E tant'è che l'accesso della Cina agli organismi internazionali, che sono gli organismi internazionali del capitalismo, non all'ONU, eccetera, quello avvenne per via diplomatica, ma alla Banca Mondiale, al Fondo Monetario Internazionale, avvenne molto, molto rapidamente. Alla Banca Mondiale loro vennero accettati, al Fondo Monetario tra il 1980 e 81, mi sembra, cioè nei primissimi anni 80 vennero accettati in questi organismi. Quindi ci fu proprio l'appoggio politico degli Stati Uniti a questa cosa in Cina. L'appoggio politico degli Stati Uniti alla Cina derivava da due cose. Prima, dalla cosiddetta carta cinese, di cui si è parlato molto, si parla insomma, no, in funzione dell'Unione Sovietica, ma anche c'era la convinzione, perché nella storia degli Stati Uniti, nei rapporti tra Stati Uniti e Cina, prima dell'arrivo al potere di Mao Zedong e dei comunisti, la Cina veniva vista come nuova frontiera. Nel pensiero americano, la Cina era la nuova frontiera dello sviluppo degli Stati Uniti. No? E cioè, addirittura gli americani svilupparono, prima della Prima Guerra Mondiale, tutto un piano di investimenti in Cina, un piano coordinato tra i vari paesi occidentali, essenzialmente coordinato tra Stati Uniti, Gran Bretagna e principalmente Stati Uniti, Gran Bretagna, poi anche ci hanno messo la Francia e la Germania, questo prima della Prima Guerra Mondiale, in cui gli investimenti venivano distribuiti in Cina secondo il peso economico relativo di ciascuno di questi paesi. Quindi alla fine erano gli Stati Uniti a fare la parte di leone in questo. E la loro idea era la Cina come nuova frontiera che avrebbe costituito un punto di assorbimento di capitali americani, ma anche un luogo di esportazione dei prodotti americani. Quindi la Cina ha avuto un ruolo che è durato fino al 1945, cioè fino alla sconfitta del Giappone, ed è stato l'elemento centrale dello scontro tra Stati Uniti e Giappone. È sulla Cina che si sono litigati, veramente, perché quando il Giappone lanciò la guerra totale alla Cina nel 1937, gli Stati Uniti, che cercavano di non avere questo scontro col Giappone, gli Stati Uniti passarono alle sanzioni complete sul petrolio, eccetera, e cominciarono a strangolare il Giappone, e lì il Giappone attaccò gli Stati Uniti a Pearl Harbor proprio per sperare di avere un accordo dire guarda, è molto costoso farci la guerra, quindi avere un accordo e la possibilità quindi di stabilizzare la propria situazione in Cina. Questa era la faccenda.
Quindi quando si riapre con le quattro modernizzazioni, si riapre il capitolo cinese, perché si era aperto già col viaggio di Nixon, però c'era ancora Mao Zedong, c'era ancora tutta questa faccenda, quando si riapre proprio economicamente la questione della Cina, dei rapporti con la Cina, per gli Stati Uniti la Cina ridiventa una nuova frontiera. E nei confronti della Cina loro fanno esattamente lo stesso errore che hanno fatto nei confronti del Giappone. Questa è la mia... Potrò pure cambiare fra un po' di tempo se ho altri elementi. La mia opinione. Loro col Giappone fecero un errore dopo la guerra gravissimo, cioè dal loro punto di vista fecero un errore molto grave dal loro punto di vista, nel senso che loro consideravano il Giappone un paese difficilmente recuperabile, no? Lo consideravano troppo arretrato tecnologicamente e via dicendo. Dopo quale guerra? La seconda. E allora la loro preoccupazione principale quale fu? Fu quella di evitare che il Giappone diventasse un pozzo senza fondo di aiuti americani. Questi hanno perso il loro retroterra, che era la Cina sostanzialmente, parte dell'Asia ma soprattutto la Cina. Quindi hanno perso il loro retroterra, hanno perso e sono economicamente, strutturalmente, industrialmente molto arretrati rispetto agli Stati Uniti. Rispetto a noi, qui questi diventano un peso, dobbiamo sussidiarli, dobbiamo sempre dargli dei soldi, eccetera, 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 eccetera. E quindi loro si misero a strutturare il Giappone, no? Gli mandarono esperti, tecnici, il quality control, per esempio. Loro trasferirono in Giappone il sistema inventato da uno che era il capo dell'Istat americano, del Bureau of Census americano, Arthur Deming, che aveva inventato il Statistical Quality Control System. È un metodo statistico per controllare la qualità dei dati, no? Era uno dei primi del censimento, e questo metodo venne applicato alla produzione militare americana per controllare la qualità, invece di stare a fare il test di ciascun fucile, di controllare statisticamente. E loro trasferirono di sana pianta queste tecniche, queste conoscenze ai giapponesi nella produzione industriale, e infatti i giapponesi considerano Arthur Deming un loro salvatore, cioè foto eccetera, perché cambiò completamente l'approccio giapponese all'industria. E ci sono tutta una serie di misure da parte degli Stati Uniti di sostenere il Giappone, considerando che il Giappone comunque avrà bisogno di capitali americani, comunque avrà bisogno di tecnologia americana per un lungo periodo, e invece già ai primi degli anni 60 non era più così. Poi nella seconda metà, poi alla fine degli anni 60 finito proprio, no, non era più così. Loro suggerirono nel 1950 alla dieta giapponese di passare, di reiterare le leggi contro gli investimenti esteri che il governo imperiale promulgò nel 1940 per controllare la produzione, cacciò via tutti gli investitori esteri, i quali gran parte erano americani in realtà in Giappone, e nel 1950 MacArthur suggerì ai giapponesi di reiterare queste leggi, perché dice, se vengono gli stranieri, voi siete così arretrati, se vengono le società straniere, significa americane, non c'è spazio per voi, quindi voi vi suggerisco di reiterare queste leggi. E loro reiterarono tranquilli, felicissimi, reiterarono queste leggi che protessero appunto le loro Zaibatsu e Keiretsu, le società che conosciamo oggi, no? Le Mitsubishi, Mitsui e via dicendo. L'errore americano è stato questo, perché poi il Giappone è diventato una fonte principale del deficit estero americano, no? È stato un primo buco forte negli Stati Uniti a cominciare più o meno dagli anni 70, fine anni 60. Poi con la Cina hanno fatto esattamente lo stesso errore. Loro pensavano che la Cina avesse per un lungo periodo di tempo bisogno di capitali americani, e quindi che sarebbe stata, in realtà si sarebbe indebitata nei confronti degli Stati Uniti o del sistema finanziario internazionale.
Loro pensavano, quindi questo era l'altro, quindi l'aspetto politico riguardo all'Unione Sovietica e l'aspetto economico che riprendeva la questione. Non è stato così, è stato esattamente il contrario. Cioè, esattamente il contrario. Dal 1900, fino negli anni 80, la bilancia dei pagamenti cinese non era tanto buona, cioè, avevano deficit, insomma, non era granché. E loro si preoccuparono, i cinesi non volevano diventare un paese indebitato. E nel 1990 partono completamente le esportazioni. Però anche negli anni 80 le esportazioni verso gli Stati Uniti erano attive, non erano passive. Erano passive nei confronti di altre parti del mondo, ma non tanto verso gli Stati Uniti. E negli anni 90 partono completamente le esportazioni. Una serie di politiche attraggono soldi da Taiwan, intrallazzi, perché poi l'economia cinese è una grande Napoli, una specie di enorme Napoli, no? Questa è l'economia cinese, insomma. A Napoli c'è la Alenia, no? Ci sono cose avanzate, quindi non è che, però c'è anche molto del resto, è la stessa cosa in Cina. Il meccanismo che loro hanno messo in moto è un meccanismo assolutamente perverso, questo è il punto, è assolutamente perverso, è un meccanismo di accumulazione che non si ferma, che non riesce, no, no, non possono, perché sono diventate la fabbrica mondiale, no? All'inizio poteva basarsi, ma anche qui penso che sia fuorviante concentrarsi solo su questo. Sul cosiddetto, come lo chiamano, sul cosiddetto China Price, lo chiamano negli Stati Uniti, cioè il prezzo cinese dovuto al basso costo del lavoro. Però il basso costo del lavoro, l'idea del basso costo del lavoro è fuorviante, perché se voi volete usare il basso costo del lavoro nel Congo, no? Presumibilmente nel Congo c'è un salario basso, presumibilmente, salario sarà molto basso. Per produrre beni industriali da esportare dal Congo verso l'Europa, verso gli Stati Uniti, eccetera, fallireste completamente. Perché fallireste completamente? Perché per produrre dei beni industriali nel Congo dovreste importare dall'Europa o dal Giappone o dagli Stati Uniti tutti i macchinari, tutti i prodotti intermedi, no? E quindi il costo, il prezzo, nel prezzo finale. Nel prezzo finale il costo del lavoro inciderebbe poco, il costo del lavoro del congolese inciderebbe poco, inciderebbe molto di più il prezzo in dollari o in euro del macchinario importato come input per la produzione finale. Di conseguenza, se ci volete mettere un saggio di profitto sopra, alla fine poi, secondo me, le disfunzioni sono maggiori del guadagno che si può avere dal costo del lavoro basso, no? Allora, in Cina questo non è successo perché la Cina aveva tutta la filiera di produzione. Cioè, quando una società straniera arriva in Cina, è vero che si porta il proprio macchinario, è vero che importa la tecnologia, cioè voglio dire, importa il design, però tutto il resto, l'alluminio con cui si fa la macchina, da cui il design importato, l'alluminio e l'acciaio con cui si fa la macchina che poi impianta. Macchina che ha il marchio straniero e la impianta nella fabbrica che la multinazionale si fa in Cina, quella è fatta in Cina, perché in Cina ci sta la produzione dell'alluminio, ci sta la produzione dell'acciaio, ci sono gli acciai, c'è l'alluminio necessario per farlo, no? E questo vale, quindi quello che viene importato il macchinario, ma viene importato prima come design, secondo come specimen, come dire, specimen, cioè come modello da riprodurre con le produzioni locali, e poi appunto la Cina ha tutto il resto del sistema, può costruire le strade, può costruire le ferrovie necessarie poi a veicolare la produzione così come ha fatto. Quindi, la prima fase però si può dire che era basata su un differenziale nei costi. La fase che praticamente esiste da almeno 7, 8, 10 anni non è più quella del differenziale dei costi assoluti, è quella del rapporto tra
il salario e la produttività del lavoro. Cioè la dinamica, quello che rende la Cina ancora un paese estremamente, perché nelle zone meridionali i salari aumentano notevolmente, quello che rende la Cina ancora assolutamente competitiva sul piano mondiale, cioè appetibile alle industrie multinazionali per andare in Cina, per andare a lavorare in Cina, è le economie di scala che riescono a mettere in piedi e quindi l'aumento di produttività. E quello è il fattore. E quello sono assolutamente imbattibili. Per il momento sono imbattibili. Nessun paese riesce a fare le stesse cose su quel tipo, su quelle scale lì. Sono imbattibili e rimarranno imbattibili. E soprattutto nelle produzioni nuove, nelle produzioni tecnologiche di massa, come possono essere gli iPhone, queste sono assolutamente imbattibili. Basta vedersi la storia della costruzione della fabbrica che fa gli iPhone, va bene? Questa non è una fabbrica americana, questa è una fabbrica di Taiwan, perché l'Apple ha subappaltato a una fabbrica, a un'azienda di Taiwan, la costruzione degli Apples, dei iPhone, di questa roba qui, e loro l'hanno hanno impiantato l'industria in Cina, non a Taiwan, l'hanno messa in Cina, a parte il fatto che fisicamente a Taiwan non sarebbero stati capaci di farlo, perché sono un insieme di aziende che occupano più di 1.400.000 persone, no? Quindi è parecchio, no? E quindi fisicamente a Taiwan non sarebbero stati capaci, sarebbe stato un disastro per fare questo tipo di azienda. E la storia, la rapidità con cui questi sono stati costruiti, con queste aziende sono state costruite, i ritmi di lavoro che questi sono capaci di imporre alle maestranze sono tali che in altri paesi non è possibile. Cioè in India non sarebbe possibile, a parte la questione climatica, ma in India non sarebbe possibile, perché ci sarebbero subito sindacati, cose, eccetera. In India è un paese dove esistono sindacati, esistono attività, sindacati molto anche corporativi, anche molto localistici. Ci sono aspetti simili all'Italia in India da questo punto di vista, però non sarebbe possibile imporre quei ritmi lì in India, non sarebbe assolutamente possibile. Quindi loro il vantaggio ce l'hanno acquisito per moltissimo tempo ancora, e questo porta a un'accumulazione praticamente che non si ferma. Non si ferma al punto che se noi andiamo un attimo indietro, il grande problema, veniva detto che il grande problema dei paesi tipo sovietico, cioè prendiamo l'Unione Sovietica e quegli altri, era quello che davano troppo spazio all'investimento. Investivano in progetti non avevano una valenza di mercato, producevano dell'acciaio che non si sapeva dove andasse a finire, nel senso che cosa si faceva con questo acciaio e via dicendo. Quindi avevano un livello di investimento, di investimento rispetto al reddito nazionale, comunque calcolato, alto, troppo alto, no? Questo si diceva dell'Unione Sovietica. Beh, in Cina l'Unione Sovietica non è mai arrivata a livello di investimento sul reddito nazionale come la Cina. La Cina adesso c'ha il 50%. E il 50% del reddito nazionale cinese va all'investimento. 50%. Il 50% va al consumo, e quindi a questo punto dovete dividere il consumo per le diverse stratificazioni sociali. Viene fuori che alla popolazione che deve andare a lavorare, normale, eccetera, rimane poco, sostanzialmente, non è che rimanga granché. Questo è l'elemento che blocca tutto in Cina, questo fatto, perché con un investimento del 50% o il paese continua a crescere, se col 46, 47, 44 negli anni 90 avevano un tasso di crescita del 10-11%, 10%, e adesso col 50% hanno un tasso di crescita del 6-7%, questo significa che stanno accumulando capacità produttive inutilizzate, perché o c'è una regressione o ci sono dei rendimenti decrescenti, ma in industria non ci sono rendimenti naturalmente decrescenti,
ci sono economie di scala, eccetera. Quindi non c'è, non è naturalmente decrescente, non è come nell'agricoltura riccardiana, che se si mette un pezzetto di terra meno fertile, quello produce meno patate di quello precedente. Non è questo. Quindi se non riescono, se con 50% hanno un tasso di crescita inferiore, no? Questo significa che stanno accumulando capacità produttiva inutilizzata. Non solo capacità produttiva, ma siccome nel tasso di crescita entra anche le costruzioni, l'edilizia, no? Entra l'edilizia, la cosa più facile per spingere in alto un tasso di crescita è fare e buttare su grattacieli, cose e via dicendo. A questo punto la capacità produttiva inutilizzata si manifesta anche con un eccesso di abitazioni, ci sono città intere che non sono abitate, per esempio, nuove di zecca che non sono abitate, eccesso di infrastrutture, no? Tanti aeroporti per una città, insieme con dei non, quindi che hanno poche, che hanno pochi, poca ragion d'essere dal punto di vista dell'uso, insieme accanto a linee ad alta velocità, ad altissima velocità delle ferrovie. Tutto questo è stato ottenuto grazie a una politica creditizia, soprattutto sviluppatasi dopo, c'era già prima in parte, ma soprattutto come elemento per controbilanciare l'effetto, diciamo, della crisi mondiale che si è sviluppata nel 2007-2008, che è esplosa nel 2007-2008, una politica creditizia che quindi ha creato un'esposizione di debito da parte sia delle autorità pubbliche, e questa sarebbe la cosa meno grave. Il debito da parte delle autorità pubbliche per certi aspetti è il meno grave, però in Cina ha una certa gravità per il fatto che le autorità pubbliche si litigano tra di loro, no? C'è una forte conflittualità tra le varie province, e quindi non è che si mettono d'accordo nel consolidare il debito, tu mi devi pagare e via dicendo, quindi non è così semplice. Però in linea teorica il debito pubblico può essere monetizzato e viene spesso fatto, l'America lo fa spessissimo questo, no? Anzi lo fa regolarmente, la monetizzazione del debito, questo potrebbe quello che c'è in Cina è anche il debito privato, cioè il debito, l'esposizione bancaria, che hanno fatto dei prestiti per costruire queste cose, e questi prestiti sono completamente scoperti, e accanto a questi prestiti ci sono ovviamente dei prodotti derivati che sono legati a questa situazione e hanno tutto l'elemento di bolla speculativa e di bolla che c'è stato negli Stati Uniti e nei mercati finanziari occidentali, e questo è il vero problema della Cina oggi, no? Questo è il vero problema. È un problema per certi aspetti, è un problema più grave per l'Occidente che per la Cina. Perché in definitiva, se uno va a guardare con tutti questi pasticci del mercato borsistico di Shanghai, eccetera, in definitiva, se uno va a vedere, qual è l'effetto sulla crescita cinese effettiva, è minimo, è poco, no? Effetto, per il momento stanno ancora sul 7% loro, stanno ancora sul 7%, dicono che hanno un po' barato 6,5, cose di questo tipo. Quindi non è che tutta questa cosa sta portando giù, perché dietro c'è sta sempre un consenso a livello sia delle province sia a livello, soprattutto a livello centrale, che di spingere, di non lasciar cadere l'economia, di non lasciar cadere. Quindi l'effetto non è stato drammatico sulla Cina, però l'effetto diventa più grave per il mondo occidentale, il mondo finanziario occidentale, e non solo finanziario, riguardo le aspettative e riguardo tutti i prodotti derivati finanziari che sono collegati al sistema cinese. Per cui se il mercato di Shanghai va giù, c'è tutto un meccanismo, ha meno impatto sull'economia cinese, ma ha molto più impatto su tutti i prodotti derivati che sono indicizzati, legati, strutturati
intorno ai mercati del capitale cinese. E questi sono, a cominciare da Hong Kong, sono legati all'Occidente. Questo è. L'altro impatto importantissimo, e questo richiama anche sempre la storia dei prodotti derivati, perché adesso ogni prodotto il cui prezzo futuro è incerto, quindi non la Toyota, non c'è un prodotto derivato sulla Toyota, sul modello Toyota, non c'è, perché i prezzi sono fissati secondo i criteri oligopolistici delle imprese, quindi non è che vedete dei prodotti strutturati sulla Toyota o sulla Volkswagen, anche che adesso c'è pasticci. Invece i prodotti i cui prezzi sono incerti nel futuro, cioè fluttuano ma non si sa esattamente quando fluttueranno, quando andranno, sono le materie prime. Quindi l'effetto della situazione cinese sulle materie prime è molto forte, anche se il calo della crescita non è forte, però è un fatto, c'è una situazione di non linearità nella reazione, cioè che basta un piccolo calo della crescita o dire non crescerà più tanto, eccetera, che subito si ripercuote sul prezzo futuro sul prezzo futuro fissato oggi, no? Quindi sulle scommesse riguardo il prezzo futuro del ferro, del carbone e di tutti gli altri prodotti che riguardano la produzione industriale cinese. E questo, siccome questi prodotti di materie prime vengono dentro un pacco gigantesco di prodotti derivati a sua volta, ovviamente si ripercuote sui prodotti sul mercato finanziario e si ripercuote poi sui tassi di cambio dei paesi che sono più collegati alla Cina. Allora, i paesi più collegati alla Cina dal punto di vista della produzione di materie prime, intendo dire, sono numero 1-1-1 Australia. Infatti il dollaro australiano è andato giù drammaticamente. Brasile, Canada e anche settori degli Stati Uniti. Però quello non ha, perché il dollaro ha un ruolo molto, dollaro americano molto più ampio, non si riproduce necessariamente sul valore del dollaro. Mentre per ciò che riguarda Australia, Canada, Brasile e anche altri paesi africani, perché l'effetto è molto importante, cioè l'effetto negativo, perché abbassa i prezzi delle materie prime, quindi tutti i prodotti derivati, e quindi torniamo sui prodotti che sono collegati, perché c'è il prodotto derivato, il pacchetto collegato con le materie prime, c'è il pacchetto collegato però con le transazioni internazionali, con le ipotesi riguardanti i tassi di cambio. A volte questi prodotti derivati hanno anche nel loro pacchetto strutturato, hanno anche i valori delle materie ipotetici delle materie prime. Però quindi di nuovo si ripercuote sui mercati finanziari, e i mercati finanziari dei tassi di cambio sono principalmente Londra, principalmente il mercato finanziario del tasso di cambio più importante è Londra, e si ripercuote a quel livello lì. Questa è l'importanza della Cina. Terzo elemento, e qui arrivo alla questione della lunga, ho parlato più di quanto dovessi, della lunga stagnazione, è che l'ipotesi riguardante la capacità di importare della Cina si stanno riducendo, cioè la Cina probabilmente, se il tasso di crescita si abbassa, e siccome loro hanno bisogno di soldi esteri, hanno proprio bisogno, perché loro devono importare sempre più beni alimentari, hanno ancora bisogno di importare molte materie prime e via dicendo, quindi hanno bisogno di importare tecnologia, quindi loro hanno bisogno di accumulare eccedenze estere, hanno proprio bisogno, non possono mollare, quella è anche una loro forza politica, avere eccedenze estere, di conseguenza loro su questo non possono mollare. Se riducono le importazioni, questo ha un'implicazione molto seria, soprattutto su Giappone e Germania.
questa è qui. E allora qui si innesta il discorso sulla stagnazione secolare, cioè nel senso che è un'idea di un economista americano, però viene anche da ambienti marxisti precedentemente, che il capitalismo è entrato in uno stato di stagnazione di lungo periodo. E questo è Larry Summers che ha detto questa cosa, per cui per lui l'unico modo per uscire dalla stagnazione di lungo periodo è dare di nuovo spazio alle bolle speculative, perché questo è l'unico modo per uscire, per almeno periodicamente uscire fuori, no? Questa è la sua tesi. Ecco, questo è finito, poi... Ok. Beh, intanto ringrazio Josef per questo... non so come chiamarla, lezione, non saprei, intervento molto bello. Prima dell'introduzione ero stato parco, però in realtà appunto ne siamo molto contenti di essere riusciti a fare questo incontro, perché penso che non ce ne siano molti di questo tipo purtroppo in Italia. E prima di fare domande io aspetterei se ci sono domande dal pubblico, diciamo. O interventi. Sì, domande, interventi. Domande. Io ne avrei un paio, ma prima di questa pensavo che trattasse anche il tema dell'ambiente, visto che ha scritto anche su queste cose, che è un limite al loro sviluppo, quindi se vuole dirci qualche cosa, cioè, rispetto a questa, no, la questione ambientale in Cina. Possiamo che raccogliamo, raccogliamo sì, un po'. Sì, sì, poi andiamo. Non l'ho detto perché... avrei dovuto aprire un altro capitolo, il capitolo apocalittico. Ci sono altre domande? Io volevo chiedere l'informazione dei sindacati, del diritto sindacale in Cina, a che punto è? Perché questo si ripercuoterebbe, no? Sull'effetto accumulo, sull'iperproduttività, no? Farebbe da calmierante. Forse un po' cinico, però forse si può fare, se ci fosse un diritto sindacale. I sindacati sono i sindacati comunisti, no? Quindi loro non rimettono in discussione i criteri produttivistici, quello non mettono in discussione, anzi sono per certi aspetti garanzia. Allora questa cosa è, sono per esempio una garanzia di per implementare, per attuare i criteri di produttività. Loro, se intervengono, intervengono sui margini o quando la situazione è un po' come è successo nella fabbrica di Taiwan. Nella fabbrica di Taiwan, quando quelli si sono suicidati, è successa tutta quella cosa lì, a un certo punto i sindacati sono intervenuti per calmare, nel senso di dire, vabbè, qua sta succedendo. Però se no, in genere, io direi che proprio... l'intervento sindacale è semplicemente una cinghia di trasmissione del Partito Comunista. Nella fabbrica magari si interessano, poi loro si interessano soprattutto di cose sociali, no? Perché le grandi fabbriche hanno l'asilo nido, anche le grandi fabbriche hanno una specie di sistema welfareistico dentro, no? Hanno l'ambulatorio, vabbè, anche qui ce l'hanno l'ambulatorio, però... hanno anche attività di... allora loro si interessano nel gestire piuttosto queste cose qua, ma per il momento non c'è nessuna espressione di capacità del sindacato di intervenire sui ritmi di lavoro, ad esempio. No. Ma che ritmi di lavoro ci sono attualmente qui in Cina? Quanto lavora un operaio cinese? Beh, ci sono studi, ma sono, diciamo, c'è un'aneddotica e ci sono studi, allora... per esempio lì alla Nokia è successo, che la Nokia è stata anche portata, che la Nokia dovrebbe essere una, perché era finlandese, doveva essere avanzata, è stata portata dall'International Labor Office, è stata portata di fronte. Hanno prima dei ritmi molto alti, cioè loro devono produrre un'ora, un tot, che in genere è molto alto. Poi hanno dei cottimi obbligatori, hanno tutte queste cose qua. Adesso questo di preciso non lo so, perché non ho mai visto una quantificazione media di queste ore di lavoro, di queste ore insieme ai ritmi. Però ho visto dei casi importanti che sono molto alti. Questo succede soprattutto nelle industrie delle grandi multinazionali,
succede molto di meno nelle industrie statali, dell'acciaio per esempio. Lì è una situazione diversa, e lì è una situazione sovietica, no? È una situazione sovietica lì, cioè non so, lì ci sono stabilimenti di 100.000, 150.000 dipendenti statali, che sono statali, e lì c'è una situazione, cioè nell'Unione Sovietica uno lavorava quando voleva lavorare, questa è la verità, tant'è vero che c'è un reportage di due anarchici francesi che andarono negli anni Ottanta, che andarono con l'idea di dimostrare che l'Unione Sovietica era eccetera eccetera, e tornarono e dicevano: questo è il posto dell'anarchia, qui nessuno lavora, ognuno lavora quando vuole, praticamente non si lavora. E nelle industrie statali c'è molto, nelle industrie, soprattutto quelle pesanti, acciaio, c'è ancora questo elemento qua. No, quindi sono molto minori, ma infatti vogliono ristrutturarli, cioè sono sempre sotto minaccia di, no, minaccia, sotto ristrutturazione, eh? C'è sempre l'idea di ridurre il personale, renderle più efficienti, perché da quando sono cominciate le quattro modernizzazioni c'è questa faccenda. Però non completamente succede, non succede perché sono industrie molto importanti per l'insieme del paese, producono gli acciai speciali delle ferrovie, producono tutte queste cose, quindi lì c'è una situazione che fino a un certo punto sono interessati e non vogliono avere instabilità là dentro, perché sono proprio industrie strategiche per loro. Quindi lì è un po' più rilassata la situazione. C'era quella cosa dell'ambiente? Ecco, l'ambiente. No, l'ambiente è il punto, è la situazione più grave per la Cina, il futuro della Cina, e sicuramente il futuro dell'Asia, nel senso che questi qua hanno fatto una strategia di sviluppo da cui non hanno alternativa, loro non hanno alternativa, lì non c'è sviluppiamo, diventiamo moderni, cerchiamo di avere l'elettricità, questo e quest'altro, e poi facciamo un nostro modello di consumo, non c'è, quello è il modello di consumo occidentale parossistico che loro poi sputano all'estero anche attraverso le esportazioni. No, quindi non c'è alternativa. Questo processo di sviluppo ha portato alla scomparsa dell'acqua, sostanzialmente. Cioè, quando c'è il fiume, io sempre mi sbaglio con i colori. Quello sopra, non quello sotto. C'è un azzurro e l'altro giallo. L'azzurro e quello sopra. Ecco, il fiume azzurro, che è 4.000 e rotti chilometri di lunghezza, cioè passano navi oceaniche, no? Quello è andato, va regolarmente in secca adesso. Cioè, una cosa inconcepibile, no? Perché li hanno succhiato via l'acqua, sostanzialmente, li hanno succhiato via l'acqua. Nello stesso tempo la Cina è tra il fiume giallo e il fiume azzurro, è l'azzurro. Diciamo che è l'azzurro, perché non so, c'è anche il rosso, e non so, c'è un altro, un terzo. Questo fiume, questi due fiumi formano un grande delta, quindi gran parte della popolazione cinese vive in un delta, chiaro? Che quindi è mobile, è un grandissimo delta. E col prosciugamento di questi fiumi, di uno dei fiumi, con la riduzione dell'acqua, loro devono fare ricorso ai pozzi, alle falde acquifere e ai pozzi artesiani. La morfologia del posto è tale che quando le falde acquifere si abbassano, quando l'acqua si abbassa, al di sotto di un certo livello emerge una roccia granitica in tutto questo delta. E la roccia granitica significa che l'acqua piovana non penetra più. Allora devono costruire dighe per recuperare l'acqua piovana. E sono in una situazione veramente drammatica, perché stanno costruendo canali che spostano l'acqua da un fiume all'altro, e adesso hanno un grande progetto di fare delle canalizzazioni e dei ponteggi e degli acquedotti aerei anche, che dal Tibet portino l'acqua nel bacino del delta, cioè roba di 3.000 chilometri, che tra l'altro ha implicazioni per ciò che riguarda il Tibet. Cioè, guardando soltanto dal punto di vista questo io queste cose le so perché i miei studenti
io ho chiesto a degli studenti che venivano dal Dipartimento di Soil Science di farmi, cioè non fate economia, lasciate perdere, fatemi i rapporti sul, sulla situazione del suolo, dell'acqua, dell'aria, no? Solo suolo e acqua in Cina. Ed è una situazione assolutamente catastrofica, è assolutamente catastrofica. Quindi loro non riescono a uscire da questo, da questo schema qua. Cioè le condizioni materiali, ambientali, non sono ambientali perché voglio un po' di fresco o non so, mi piace l'albero verde. Non è quello, è proprio influiscono nelle condizioni, sulle condizioni di riproduzione materiale. E l'altro aspetto è l'aria, cioè l'inquinamento, l'inquinamento dell'aria, che è molto, sta diventando una cosa molto seria, perché infatti sta aumentando la mortalità dovuta a, a problemi di inquinamento dell'aria, quindi, quindi comincia a essere veramente serio, non è soltanto ah, quanto è inquinato, sto tossendo, è un'altra, è proprio una cosa, diventa una cosa. E questo è una situazione che non... che non riusciranno a risolvere, secondo me, cioè non riusciranno a risolvere mantenendo questo, questa, questo schema, e nemmeno con palliativi, con piccole cose, anche se riducono il tasso di crescita al 3%, fin tanto che costruiscono una centrale elettrica basata termoelettrica, basata sul carbone, eccetera, ogni una volta, una al mese ne costruiscono, una cosa, una a settimana addirittura viene fuori. Non usciranno proprio. Poi c'hanno, producono 20 milioni di automobili, adesso ne produrranno 22 milioni di automobili, con condizioni anche per ciò che riguarda ambientali molto più basse di quelle degli Stati Uniti, che sono più basse di quelle dell'Europa, perdono in continuazione. Poi l'Europa ci bara. Va bene, però dal punto di vista dei livelli, poi anche il... perdono terreno agricolo, perdono terreno che possa assorbire acqua, quindi sono veramente in una situazione molto grave, molto grave. Questo loro lo sanno, tra l'altro. Però se lì si abbassa il tasso di crescita, avranno altri problemi dal lato dell'occupazione, dal lato della stabilità sociale. Quindi questa è la vera crisi cinese. È una crisi in fieri, cioè è un processo, non è una crisi. Questa è la vera crisi cinese, questa qui. Le condizioni ambientali, beh, tutta la ramificazione, l'impatto c'erano un sacco di domande. Cominciamo, andiamo in ordine. Due domandine piccole. Una è: nell'ultimo quinquennio i salari sono aumentati con una dinamica significativamente più elevata di quella della produttività, e se pensi che questo in qualche modo inciderà sul futuro prossimo e di medio termine? Prima domanda. La seconda domanda è: hai fatto il caso del Giappone in parallelo? Sì. Per quello che ricordo, sono vecchio abbastanza da ricordare che negli anni 70 i giapponesi, per esempio nel settore dell'elettronica, ricordo quando avevo 13 anni, c'era la Texas Instruments, a 18 era scomparsa, sì, era tutto Casio, e si era anche estesa, aveva spazzato via l'industria degli orologi svizzeri. Se pensi che sia prevedibile un impatto dell'industria cinese nel campo dell'innovazione, così come c'è stato 40 anni fa, 45 anni fa, da parte del Giappone, o se questo non è prevedibile, se allora non è vero che noi dobbiamo essere così preoccupati dalla Cina. Dunque, allora, per ciò che riguarda io volevo chiedere se si possono individuare delle divisioni del gruppo dirigente cinese a proposito delle scelte di politica economica, perché hai fatto l'esempio della NEP russa. Nella NEP russa c'erano divisioni del gruppo dirigente, sì, bolscevico, su che strada perseguire. E poi in anni recenti si è imparato a sorridere della categoria giornalistica dei sovietologi, considerata, secondo me, giustamente dagli studiosi come completamente squalificata e dedita al pettegolezzo e non all'analisi. Però, per contro, è vero che non trapelano incrinature nel gruppo dirigente cinese, salvo errore,
per la parola Tiananmen, salvo quando qualche dirigente, come l'ultimo Bocilai, viene esautorato con accuse probabilmente anche un po' artefatte. Momento però che c'è ancora, credo formalmente, il piano quinquennale in Cina, cioè c'è ancora un indirizzo politico sull'economia, vorrei capire se al di fuori della chiacchiera o di quello che faticosamente perviene a noi si possono individuare delle linee differenti in un gruppo dirigente. C'è la luna di Valerio? Volevo chiedere se esiste, potrebbe esistere, o quello che tu pensi che possa esistere, un coinvolgimento della Russia con la Cina, e quali effetti potrebbe, e se non solo della Russia, del capitalismo. Andiamo con questo. Dunque, ecco, effettivamente è vero, crescono i salari nelle zone meridionali della Cina più della produttività parecchi anni, e questo è un fattore, secondo me, loro infatti cercano di spostare, stanno spostando molte industrie verso il centro, proprio per questo, verso il centro della Cina, verso zone dove i salari sono meno, una dinamica inferiore, e nello stesso tempo è un elemento che li incentiva a passare a produzione a più alto valore aggiunto. Perché crescono i salari? Perché crescono i salari? I salari lì crescono per motivi del fatto che effettivamente hanno raggiunto una situazione di alto livello occupazionale, intanto per cominciare, e poi c'è anche l'inflazione nella costa è più alta che del resto della Cina, e di conseguenza loro c'è un meccanismo di aumento salariale da questo punto di vista. Però quindi non sono tipo lotte del lavoro? No, perché c'era un pubblicista che voleva attaccarmi una cosa di prima, poi non che c'è sia il libro della Beverly Silver, quello che non mi ricordo esattamente il titolo, però è uscito anche in Italia. Sì, e poi adesso penso è uscito con a cura di Sacchetto e Gambino. Come si chiama? Nella fabbrica globale. Esatto, sì. Quindi, che magari invece su questa cosa delle lotte del lavoro insiste di più, per quello ero sì curioso. Io sono molto dubbio non ci credo tanto, ecco, ci sono in Cina molte più lotte ecologiche, ad esempio, no? De intere città che si ribellano perché hanno raggiunto livelli di soffocamento, città che producono, particolarmente le città dove si produce, dove c'è molta metalmeccanica, soprattutto acciaieria, metallurgia, ci sono state molto di questo tipo di sollevazioni, quasi di giaccherie, ci sono molti scontri sociali. Io non sono molto convinto che l'aumento dei salari sia dovuta veramente in maniera determinante alle cosiddette lotte del lavoro. Io non sono, potrebbe che mi sbagli, però non sono molto convinto da questo fatto. Può essere un elemento che stimoli un po', però non so, il sistema è estremamente severo, estremamente duro, però questo spinge anche verso l'adozione di sistemi sempre di attività a maggiore valore aggiunto e raggiungere maggiori economie di scala, quindi io non vedo come si rompa questo non si riesce a rompere, non si spezza questa cosa. Per ciò che riguarda l'esistenza di società cinesi, questo io trovo che sia un problema, nel senso che ancora non vedo emergere società cinesi tecnologiche, eccetto alcune, Huawei e via dicendo, non le vedo emergere nel modo come sono emerse, per esempio, in Giappone, dopo guerra. È vero che il Giappone già aveva le sue società prima, non è che... Mitsui esiste dagli anni 20, Mitsubishi anche, e via dicendo. Quindi bisogna anche considerare questo fatto, però non vedo emergere ancora una leadership, e questa è una preoccupazione in Cina per la dirigenza cinese. Loro vorrebbero sviluppare delle loro società multinazionali che facessero come Casio, nel caso di Casio, però ancora non ci sono, sono parecchio lontani secondo me.
da questo punto di vista, sono ancora parecchio lontani. Quindi le società multinazionali americane, europee, non è che si debbano preoccupare molto, non penso si debbano preoccupare. Nell'ambito delle differenze all'interno del Partito Comunista ci sono delle differenze, emergono, soprattutto emergono tra la banca, elementi della banca centrale e il partito. Ci sono, è lì che emergono molto le espressioni più, diciamo, più libere, più indipendenti dalla linea del partito. Sono persone che stanno nel comitato direttivo della banca centrale cinese. E il dibattito, la discussione in genere è proprio quella, come se ridurre il tasso di crescita, se si riesce a spostare verso maggiori consumi e meno investimenti, è sempre lì la faccenda, e se si riesce a sostanzialmente a evitare quello che viene chiamato un hard landing, invece di un, se si riesce ad avere un soft landing, è lì, perché tutta l'impostazione ormai analitica, anche quello che viene insegnato in università, quello che viene che fanno i centri di ricerca, i centri di consiglieri economici del partito, della commissione militare, è tutto basato su una modellistica economica che si insegna negli Stati Uniti. Cioè non è che loro abbiano le loro idee, hanno i loro approcci economici, sono la modellistica macro e microeconomica, soprattutto quella macro che viene dai manuali americani. Quindi alla fine magari avranno il loro linguaggio, quelli del partito, ma alla fine gira e rigira, è quello lì la cosa. Ragiono in quei termini lì. È possibile evitare un hard landing? È possibile ridurre il tasso di crescita, avere un aumento del consumo? E che succede alle esportazioni? Abbiamo bisogno di esportazioni? E tutte queste cose qua. E quello è il dibattito, gira e gira, è quello. C'era l'ultima? Sì. Qual era l'ultima? Sulla Russia. Nella Russia c'è una lunga storia, c'è una storia che si sta sviluppando da un po' di tempo con la Russia, loro, in cui nel mezzo ci sta la Germania in tutta questa faccenda qua, e cioè l'idea di sviluppare un asse industriale Cina, Russia, Kazakhstan e anche avrebbe dovuto includere anche l'Ucraina. E la Germania è estremamente interessata ad essere un po' il volano di tutto questo, sia proprio perché la Russia richiederebbe una ristrutturazione industriale notevole, e qui la Germania è del tutto disponibile. Il Kazakhstan richiederebbe una ristrutturazione dei trasporti, infatti la Bundesbahn ha un istituto a Berlino che si occupa delle ferrovie del Kazakhstan, e questo lo so perché ci sta un ragazzo che è italiano, che adesso è diventato tedesco, che fa il dottorato alla Humboldt, se non sbaglio, sì, alla Humboldt, e fa il dottorato proprio sulla logistica e lavora presso questa società tedesca della Bundesbahn, che si occupa delle ferrovie del Kazakhstan, del collegamento con la Cina, del collegamento con la Russia e queste cose. Loro i tedeschi sono molto dentro questa faccenda qua, e loro vedrebbero lo sviluppo di questo asse come, loro addirittura hanno l'idea che si possa sviluppare un asse terrestre che parta dalla Corea del Sud e arrivi fino in Germania occidentale. Infatti qualche mese fa il primo treno che partì, da dove partì? Partì o dalla Cina o dalla Corea, non mi ricordo dove partì, no, dalla Corea del Sud, non è possibile che sia passato attraverso quella del Nord. E partì dalla Cina e arrivò fino a Duisburg, una cosa di questo tipo, nella zona della Ruhr. Ci fu proprio questo viaggio inaugurale, no, treno merci, non passeggeri, che fece, non so come hanno cambiato, perché lo scartamento è diverso in Russia,
E loro hanno proprio questa visione qua, i tedeschi, ed è condivisa sia dai cinesi che dai russi. Ma è tutto sviluppistico, cioè i problemi, questo non affronta per niente i problemi di cui ho parlato, mi è stata posta anche la domanda, ambientali, cioè non è una soluzione. Però l'idea è di fare questo tipo di integrazione qui, sì, c'è l'idea. Questo dipende anche però dalle disponibilità russe, le disponibilità russe finanziarie, perché adesso la Russia, col calo del prezzo del petrolio, ha molto meno surplus. L'idea tedesca, no, era anche un'idea di acchiappare i surplus russi, no? Cioè se io mi esporto, faccio, lì c'è un surplus finanziario notevole, quello russo, che non è che vada in grandi attività, non va in grandi attività. E questo, la loro idea era proprio attraverso lo sviluppo, la ristrutturazione e la creazione di questi assi, era anche di esportare notevolmente in Russia, nella ristrutturazione, beni capitali, e quindi anche assorbire una parte del surplus russo e di trasformarlo in surplus tedesco. Questo era anche. Però il surplus russo si sta abbassando, perché col calo del prezzo del petrolio queste eccedenze russe si stanno diminuendo, quindi è anche possibile che diminuisca la disponibilità russa a questo tipo. Quella del Kazakhstan no, è rimasta immutata. Loro sono molto interessati a questo sviluppo, perché il Kazakhstan ha anche molto, oltre ad avere petrolio, ha anche moltissimo gas, e si collega anche col gas delle altre repubbliche asiatiche, sovietiche, ex sovietiche, e quindi l'idea è anche di fare di sviluppare tutte le strutture per il trasporto del gas, per l'esportazione del gas, e quelli sono interessati. Sì. E lì questo è un punto abbastanza delicato, perché è uno dei pochi posti dove gli americani non ci stanno. Non ci sono gli americani lì. E questo è un punto, diciamo, geopolitico. L'IMES ha fatto anche qualche tempo fa un numero su questo, 2014 penso. È un punto, una cosa parecchio delicata. Cioè, secondo me è una parte della storia dell'Ucraina legata a questo. Un'altra domanda. Sì. Tutte le cose che dicevi mi portano a fare un'altra sulla politica estera della Cina in proiezione Corea del Nord, Giappone e sud-est asiatico. Con la Corea del Nord apparentemente una sorta di gioco delle parti, come terzo attore gli Stati Uniti o l'ONU per il discorso del nucleare, eccetera. Con il Giappone c'è queste contese territoriali, in particolare per queste isole di Aoyu, Senkaku, secondo di come si pronunci, e col Vietnam mi risulta che si siano recentemente, ma gravemente, guastati i rapporti per le relazioni nel sud-est asiatico. E nel momento che c'è, in sostanza, un elemento liberatore delle regole di Stato, non dover più convogliare risorse dello sforzo militare, perché molto meno il contrattare sovietico, mi chiedevo quanto possono influire questi fronti. No, ma loro, allora, l'esercito cinese del periodo Mao Zedong era un esercito stanziale, grande, no? Pesante, quindi. Non era un esercito, era un esercito modellato su quello dell'Unione Sovietica sostanzialmente, ed era basato però su armamenti inferiori. E lì proprio non poteva funzionare. Adesso loro programmano una modernizzazione, stanno programmando e stanno attuando, non è che stanno solo programmando, hanno già attuato una modernizzazione del loro esercito, non è più la stessa problematica, loro vogliono investire di più, loro vogliono sviluppare, stanno sviluppando l'esercito, però vogliono un esercito che non sia che non assorba, diciamo, eccessivamente
reddito nazionale, ma che sia un esercito più flessibile, no? Ci stanno arrivando con la marina, ci sono arrivati con l'aviazione la stanno sviluppando in quel senso lì, che tra l'altro è completamente sovietica questa aviazione. Cioè, questo vuol dire, io, se uno va a vedersi il videofilmato del 60° anniversario, celebrazione del 60° anniversario della presa del potere di Mao Zedong, quindi 1949 più 60, 2009, lì dice la dicitura cinese, la televisione cinese, questo l'ho visto col sottotitolato, dice tutte le produzioni militari aeronautiche sono cinesi, nostre, dice sono cinesi, no? Mentre dice 10 anni prima, quando hanno fatto il 50°, no, erano molto importate. Allora fanno passare questi aerei, sì, c'è la zoomata, fa vedere questi aerei che volavano durante la sfilata, che passavano, e sì, è vero, sono cinesi, ma sono i Sukhoi, no? Sono i Sukhoi russi, cioè sono la produzione cinese dei Sukhoi russi. Tutto il modello è russo, anche la nuova, loro prima abbiamo detto, noi abbiamo una, hanno la nuova portaerei, no? Questo è il fatto nuovo loro, che hanno una portaerei, che è più piccola, molto più piccola delle portaerei americane. Sì, perché questa portaerei era la vecchia Kiev russa, sovietica, che era andata in disarmo, e loro se la sono comprata e l'hanno ristrutturata e ci hanno fatto la portaerei. Cioè loro ancora sono, l'impianto è proprio quello, è ancora quello là, quello russo. Cioè, da lì non, anche perché quando loro hanno detto 10 anni prima tutti i modelli, gli aerei erano importati, dicevano erano prodotti all'estero. All'estero dove? In Russia, se li sono comprati dai russi. L'impianto è quello. Loro vogliono fare un esercito flessibile, non un esercito pesante come era quello precedente. Lo stanno facendo, quindi non è che vogliono avere una grande flotta a estensione mondiale, vogliono avere una flotta che sia piuttosto locale e cose di questo tipo. Per esempio non pensano di fare aerei di lunga gittata, di lungo tragitto, aerei militari, non hanno questo obiettivo qua. Vogliono sviluppare le forze missilistiche. Prima le forze missilistiche che avevano erano le forze missilistiche del missilone atomico che partiva. Adesso vogliono sviluppare un ventaglio di forze missilistiche molto più agile. Su questo loro usano molto Israele, tra l'altro. Perché Israele li ruba i segreti agli americani. Parecchi funzionari, insomma, parecchia gente israeliani, ma anche soprattutto americani che lavoravano per Israele, hanno avuto dei problemi, ci sono stati anche dei processi e questo, e poi rivendono ai cinesi, no? Loro usano molto Israele, i rapporti tra Cina e Israele, soprattutto sul piano delle informazioni, del contrabbando tecnologico, militare, sono molto intense, molto intense. Ci sono altre domande, interventi? Volevo fare una domanda. Sulla questione dell'Africa, che da anni che si parla molto, si legge dei massicci investimenti cinesi in Africa, soprattutto delle parti, anche lì città che vengono costruite, si dice per aspettare un'emigrazione cinese, almeno questo è quello che si dice, si trova un'intera fetta di territorio, potessi un pochino, che invece era abbastanza fuori dal tuo discorso di prima, su... Cosa? L'Africa? Sì, investimenti cinesi in Africa, investimenti, rapporti, costruzione di infrastrutture. La Cina che si compra l'Africa è qualcosa che negli ultimi anni viene fuori spesso. E questo fa parte della loro strategia di materie prime, soprattutto nei confronti delle materie prime. Quindi loro fanno investimenti fanno una cosa molto un po' particolare, non è che fanno solo investimenti. Loro praticamente investono nel governo che li riceve, no? Quindi sviluppano, come hanno fatto in Sudan, come hanno fatto anche in Etiopia, delle zone e poi prendono delle quote, dicono va bene, noi vi facciamo un prestito, se questo prestito non riuscite
a rimborsarlo, noi ci prendiamo delle quote, stipulano delle quote di proprietà in questo. Nel fare questo loro portano un'enormità di gente, tecnici, cose, ma in termini di migliaia e migliaia di persone, portano anche dei militari che in maniera informale proteggono i luoghi, no? E arrivano anche degli immigrati. Arrivano, ma questa, gli immigrati, come esistono esportazioni cinesi, arrivano gli immigrati cinesi. Non lo so per quale via, questo non me lo chiedete, ma per esempio la caratteristica dell'immigrazione cinese è che in qualsiasi posto dove c'è commercio dalla Cina c'è l'immigrazione cinese. Questo vale anche per esempio per posti poverissimi come la Repubblica Centrafricana, questo so perché un mio amico di Grenoble sta in Centrafrica perché si è sposato con una centrafricana che lavora in una dépendance dell'ONU a Bangui, e lì ci sono i cinesi. Cioè, per esempio, tutta i beni di consumo, diciamo, moderni, non so, telefonini, cose di plastica, banchetti per la strada, che prima c'erano solo le cose moderne, erano solo quelle europee, fatte in negozi per europei. Adesso sono per strada e ci sono, e adesso anche la popolazione locale può avere accesso a questi, e sono cinesi, ma sono importazioni dalla Cina, importazioni di questi ombrelli, che ne so, questa roba qua, sandali di plastica e via dicendo, arrivano e ci sono i cinesi a Bangui. Queste, ci sono stati scontri tra cristiani, musulmani, eccetera, a Bangui. Non c'è stato un solo cinese che è stato coinvolto. Cinesi, no, non si toccano. Stanno lì, continuano a vendere. Quelli nel frattempo si scontrano, quelli stanno lì e continuano a vendere. E arrivano. Adesso qual è il meccanismo? Questa è la stessa cosa, è successa in America Latina un po' di meno, no? Un po' di meno. Ma in Africa è successo, arriva il commercio cinese, arrivano i cinesi. Con quale meccanismo legale di immigrazione, eccetera, non lo so. Come non so perché a Roma ci sono, c'è una zona San Lorenzo, c'è un groviglio di sopraelevato, eccetera, poi lì c'è un vecchio stabilimento che adesso ci sono centinaia di cinesi che ci lavorano, nessuno sa come sono arrivati. Questo è famoso, che nella comunità di Prato negli anni 70, ed era 3.000 persone, per 2 anni non morì nessuno, che era un'improbabilità statistica così marchiana che poi ci andarono a vedere. E passavano i documenti a qualcun altro. Avranno i loro sistemi. E li rispedivano a casa nei container. Il problema della Cina con l'Africa è che, e questo è anche un problema con la Cina, con la Bolivia, con tutti questi paesi qui, e che arriva la Cina e spiazza le produzioni locali. Allora, nei paesi, in un paese che non ha produzione locale di prodotti finiti come la Repubblica Centrafricana, anzi la popolazione locale che può avere accessi a dei beni moderni, diciamo accesso a dei beni moderni, ne usufruisce positivamente, mentre prima erano solo i negozi europei, diciamo così, che potevano vendere queste cose, vendevano caro. In posti come invece il Kenya, come anche il Sudafrica, no, e penso anche in Africa occidentale succede questo, però so meglio delle cose che succedono in Africa orientale. In Sudafrica è un grosso problema, perché arrivano le produzioni cinesi e lì c'è una produzione industriale in Sudafrica e spiazzano le produzioni locali, fanno chiudere, eccetera. Arrivano i negozi cinesi e chiudono quegli altri. E lì crea delle forti tensioni. Anche, ci sono dinamiche che sono state anche nello Zambia, dinamiche che sono viste spesso nella storia da parte di imprese prima occidentali. Sì. Quando in un paese producendo con un'efficienza tecnologica maggiore spiazzano
l'industria locale, tutta l'America Latina, l'Africa stessa. Sì. Le dinamiche sono simili, cioè sono simili a quelle che, secondo te, appunto, la forma di... Non lo so, non lo so se siano proprio simili. Cinese all'interno della... Non lo so, no. In che cosa sono differenti? Cioè, perché i cinesi non indeboliscono il governo locale, lo rafforzano. Loro arrivano con loro rafforzano il governo. Infatti rafforzano il governo del Sudan. Loro hanno rapporti con i governi locali e li rafforzano, gli danno i soldi e fanno tutte queste cose qua, gli danno, non intervengono sulle loro decisioni di questo tipo, non creano condizioni di vincolo come succedeva nel caso occidentale, non vincolano a niente, no? Perché hanno un altro tipo di ragionamento. Imperialismo soft. Io non so se sia imperio, sono interessi economici che loro sviluppano, non è che vogliono essere imperialisti in modo particolare. Il loro problema è che la loro produzione è talmente... In Bolivia questo sta succedendo, in Bolivia c'è tutto un artigianato fatto di produzioni locali, ma abbastanza significativo, beh, questo viene spiazzato dalla produzione tessile cinese, ovviamente questo crea molti problemi, e sta creando e crea problemi in Brasile, che il Brasile è un paese industrializzato molto, non poco, però la concorrenza cinese è imbattibile, quindi loro arrivano e spiazzano. Per esempio il Brasile aveva un'industria di computer che non era per niente male ed è stata completamente spiazzata da Lenovo, che è Lenovo e quella cinese, che poi era di IBM, era di IBM, se loro se la sono comprata. Quindi questo che infatti il Brasile, no, continuerà a importare roba dalla Cina, adesso esporta meno perché è il valore delle esportazioni brasiliane diminuisce per via dell'abbassamento dei prezzi delle materie prime, ed adesso è entrato in un deficit nella bilancia dei pagamenti. La Cina è un problema. Secondo me la Cina sta affondando gli emergenti, diciamo, dal punto di vista economico li sta affondando. Non c'è Cina ed emergenti insieme, come veniva presentato nel gruppo di Keynes, il gruppo dei G20, eccetera. La Cina gli emergenti li affonda, ma non li affonda li affonda proprio per questo fatto. Lei determina il prezzo delle materie prime. In questo momento il modo come la Cina influisce sul prezzo delle materie prime è negativo, li fa abbassare. Mentre prima era positivo. Ok. Altre domande? Interventi? No, se no possiamo chiudere. Va bene. Niente, io ringrazio moltissimo Josef per essersi prestato a questa cosa, ringrazio appunto la Libreria Comunardi che ci ha ospitato e Marcello per i video. Abbiamo fatto passare un foglio per le mail, di modo che appunto ad esempio quando uscirà il video dell'incontro di oggi ve lo comunichiamo, e la mia speranza è che appunto, siccome poi speranza di poter fare altri incontri con Josef, visto che poi si interessa di un sacco di cose, per cui sono sicuro che possiamo parlarne per ore. E niente, vi rimando al blog appunto e alla pagina Facebook per le prossime iniziative che a breve comunicheremo. Buona serata a tutti.